Signori,
Questa è una notizia straordinaria, straordinaria. Questo intervento toccherà le mura di cinta, come dicevo, la scalinata della Chiesa Madre, via Giannelli, è un recupero che riguarderà anche via Galliano. Anche questo, signori, è un percorso lungo che è cominciato da lontano, perché io vorrei dirlo a chi, insomma, in questi giorni c'è chiunque si improvvisa qualsiasi cosa, no? Cioè, ognuno ha delle competenze appunto in qualsiasi campo, non c'è differenza tra chi fa una cosa, chi l'altra, tutti allenatori di pallone come quando gioca la nazionale. Per avere un finanziamento non basta compilare una scheda, perché altrimenti l'intero arco ionico sarebbe pieno di cantieri, invece no, solo a Roseto ci sono i cantieri e non ci sono cantieri, non ci sono l'incidenza della campagna elettorale, perché non lo sapete quanto lavoro c'è dietro l'apertura di un cantiere o per mettere in moto quella macchina difficilissima che è un cantiere. Allora, entro nel vivo di tutte le ovvietà che sono state dette ieri sera, perché guardate, è stata la fiera delle ovvietà, di quello che si può dire quando si fa populismo allo stato puro, perché io da qui posso dire quello che voglio posso dire con un microfono in mano. Allora, ieri sera sono stati toccati in malo modo due argomenti che sono di una serietà incredibile, che devono, a cui noi tutti dobbiamo prestare attenzione e forte. Io in questo caso faccio un mea culpa e lo faccio per senso di responsabilità oggettiva, perché quando si fa parte di un gruppo ci si assume la responsabilità di tutte le decisioni che quel gruppo si prende. Ma qui noi, su questo tema specifico, noi abbiamo avuto un difetto di comunicazione con le persone, perché non è da adesso che sappiamo quello che si va dicendo nelle case, non è da oggi che noi sappiamo in che modo subdolo si costruiscono finti consensi, perché io credo che poi, dopo le spiegazioni, perdonatemi se uso questo termine, dopo le spiegazioni che ho stasera, io sono certa che qualcuno capirà meglio questo concetto. Ne sono straordinariamente sicura, perché io ho assoluta fiducia nel popolo rosetano, nel popolo in genere, perché lo faccio molto più intelligente di quanto non pensino taluni. Allora, una delle cose che vengono dette spessissimo è che tutte queste opere pubbliche a Roseto non hanno portato lavoro per gli operai e lavoro per le imprese. Ora, questo è un tema importante, perché in un momento storico così difficile, in cui il primo obiettivo di chiunque è avere un lavoro per assolvere quelle che sono i bisogni, diciamo, della propria famiglia, quella che è la necessità di tutti di esprimersi sotto il profilo della dignità appunto lavorativa, io credo che questo sia un tema che vada trattato con grande attenzione. E allora, io credo che sia ingiusto aver detto questa cosa, per il semplice fatto che bisognava aggiungere a questo che è complesso affidare degli incarichi per dei lavori pubblici, semplicemente perché questi affidamenti per incarichi di lavori pubblici sono normati, cioè quindi hanno delle norme molto stringenti, non è una cosa affidata al caso o alla discrezionalità o alla volontà di chi sta in comune. Perché questo era quello che si percepiva da quanto è stato detto dal palco ieri sera. È una cosa grave quella che è stata detta, sotto molti profili. Uno, perché crea delle false illusioni, e questo è un periodo di campagna elettorale, signori, e quindi creare false illusioni, oltre a essere o a poter essere
un reato è sicuramente un oltraggio alla vostra intelligenza. E allora che cosa si deve dire alle persone che lavorano in questo campo? Si deve dire con serietà che quando per partecipare a delle procedure di gara a vario titolo con un ente pubblico, bisogna avere delle caratteristiche, l'impresa deve avere delle caratteristiche particolari. Allora, io voglio dire che quando l'importo è fino del lavoro fino a 40.000 euro, allora ci può essere anche l'affidamento diretto, non c'è bisogno di particolari requisiti dell'impresa. Questo è solo il primo livello. Per quanto riguarda invece i lavori che arrivano fino a 150.000 euro, a quella impresa che pensa di poter lavorare con l'ente pubblico vengono richiesti una serie di requisiti, tra cui per esempio quello di avere nel proprio bilancio delle cifre corrispondenti agli ultimi tre bilanci, delle cifre corrispondenti a quelle dell'appalto messo a bando. Questo che cosa vuol dire? A che cosa risponde questa esigenza? A quella che quando i soldi sono pubblici, il livello di responsabilità di tutti amministratori e imprese deve essere più alto. E quindi quella impresa, prima di tutto e prima di ogni altra cosa, deve poter dimostrare di avere la capacità economica, prima di tutto, di sostenere quell'investimento. Perché guardate, è molto grave far credere alle nostre imprese artigiane che avrebbero potuto partecipare agli appalti milionari che ha fatto il Comune di Roseto. Siete in malafede, perché approfittate del fatto che le persone, questi nostri artigiani che lavorano con le mani, hanno bisogno di lavorare. Su questo bisogno che voi avete costruito un finto consenso, guardate, perché fino al 25 maggio anche loro, anche gli artigiani che ho visto schierati in piazza ieri perché li avete chiamati alle armi, voteranno per la lista numero uno. Per partecipare a un appalto di un ente locale bisogna avere delle certificazioni che si pagano tanto. E allora quando non si hanno sufficienti, non si danno a tutti, perché la certificazione te la do se hai un curriculum. Allora su questo, signori, dobbiamo stare veramente molto attenti a creare false illusioni. Ovviamente poi ci sono altre piccole bazzecole, del tipo che ci sono delle norme per cui fino a 40.000 euro faccio l'affidamento diretto, oltre faccio altro tipo di procedure, oltre i 150.000 ne faccio altre. Allora io qua ho un elenco, che non voglio assolutamente leggere di tutto, di degli appalti che il Comune di Roseto ha avuto. Se riesco, se voglio mangiare, sono visto queste cose. Allora, che cosa emerge da questo elenco che io ho qui? Che praticamente, tra tutti i lavori che sono stati, poi sindaco, potevi prendere tutti i lavoretti da 40.000 euro che facevano la ricchezza degli artigiani di Roseto, sarebbe stato meglio. Invece tu no, esagerato come al solito, 170, 50, 50, 273, 100.000, 266, 78, 150.
8, 46, 183, 435, 435, 99, 924, 34, 500.000, 960.000, sei stato esagerato, signore, sei stato esagerato, perché guardate, l'unica volta in cui Roseto ha avuto un... Roseto ha avuto un appalto la cui somma era inferiore ai 40.000 euro e quindi si poteva fare l'affidamento diretto, 22.000 euro, non 220.000 euro, 22.000 euro, non ha fatto neanche l'affidamento diretto. Ha chiamato tutte le ditte di Roseto, io qui ho il numero di protocollo perché la dovete smettere di dire schifezze nelle case. Non glielo potete dire a quelli che fanno i piastrellisti che potevano fare i marciapiedi, non glielo potete dire. Allora il protocollo è il 237, la data è il 21 gennaio 2013, sono stati invitati a un atto pubblico, posso leggerlo, D'Alemma Nicola, Basile Salvatore, ADSRL, Santa Gala Domenico, Spagna Franco, Spagna Nicola, Varlaro Tonina, Tonino, Barletta Sandro Michele, hanno partecipato in due, Tonino Varlaro e Barletta Sandro, se l'è aggiudicata Varlaro Tonino per il minor ribasso. Punto, mettiamocelo un punto a questa schifezza. E basta anche con la sorella che a Roseto non si è fatto nulla per far lavorare i rosetani. Basta. Perché guardate, chiunque si mette una fascia e va su un cantiere e impone l'assunzione di manodopera, fa un'estorsione. E peggio ancora vuol dire che quell'appalto l'ha dato irregolarmente. Non lo dico perché sono ancora il vice sindaco, vostro malgrado, però lo dico perché ritengo ingiusto giocare con la vita delle persone. Io le ho guardate in faccia i nostri artigiani ieri sera e loro guardavano me, forse alla ricerca di una risposta. Io chiedo scusa per non averla data quella risposta in questi anni, avremmo dovuto. Io credo che queste cose le avremmo dovute spiegare anche prima, si sarebbero creati meno equivoci, sarebbe montata meno questa rabbia che viene dalla esigenza di lavorare, mica di altro, dall'esigenza di lavorare che credo sia un diritto sacrosanto. Questo che cosa vuol dire però? Che tutto deve rimanere così? No. Allora i miei collaboratori già lo sanno che il 28 a mattina ci sediamo tutti intorno a un tavolo e invitiamo le imprese locali, tutte quelle che sono regolarmente. L'angelo che è stato già citato, ma c'è anche l'architetto Brumetti, c'è anche l'architetto Napoli, e che ci vogliamo dimenticare di tutte queste persone che fuori da Roseto fanno esperienza di come si costruisce anche il bello. E perché non dovremmo approfittare a piene mani della loro competenza, della loro esperienza, del fatto che possono portare a Roseto quello che hanno maturato fuori da Roseto? Perché no? E allora guardate, 28 mattina la calendarizziamo questa cosa, perché anche io voglio che le imprese di Roseto, soprattutto quelle dei giovani, quelle dei ragazzi, che hanno raccolto l'esperienza dei loro genitori, o si sono inventati questa professione, o vi dirò di più, stanno studiando per raccogliere l'eredità dei loro genitori. Io ne ho due nella mia squadra, cioè, ne volevo un terzo che era Rocco Introcaso, però ha scelto di farlo la prossima volta e noi lo aspettiamo a Rocco Introcaso, perché questi ragazzi devono avere l'opportunità di crescere a Roseto, di avere l'opportunità di fare a Roseto le loro prime esperienze per poi lanciarsi nel mondo e nella
con l'esperienza che noi gli possiamo dare. Allora, su queste cose, vi prego, non giochiamo più. Non giochiamo sulla vita delle persone. Perché voi ieri sera avete fatto intendere che potete farlo in maniera discrezionale, non è così. Non è così perché o lo sapete, siete in malafede, non meritate il voto dei rosetani, o non lo sapete e non capite come siete incompetenti. Un'altra cosa che non ha senso, vi richiamo al pagamento forfettario dell'acqua, cioè io qua la dico proprio, vado veloce perché vi devo dire delle altre cose. Allora, il regolamento che prestabilisce per Roseto il pagamento a forfè, diciamo, del consumo dell'acqua è del 62. Sì, voglio dire, sono passate tantissime amministrazioni. Io no, effettivamente. Per essere vecchietta nel 62 ancora non ero nata, diciamo non ero neanche nei pensieri di mia madre e di mio padre. Però, quindi quello è una scelta che non ha fatto solo il comune di Roseto, perché il pagamento a forfè del consumo dell'acqua risponde al bisogno di distribuire in maniera più o meno equa, oltre a quello che è il consumo vero e proprio, anche tutti gli altri costi, diciamo, connessi all'erogazione di quel servizio. Quindi è una generalizzazione, una scelta generalizzata, che guardate, nella mia idea, nella mia sensibilità, diciamo, verso i beni finiti come l'acqua, non è neanche giusta. Però guardate, ieri sera vi stavano proponendo un aumento delle tasse, non una diminuzione. Perché io vi voglio dire una cosa, il consumo dell'acqua, allora 250 abitazioni a Roseto presentano annualmente, no, una dichiarazione nella quale fanno la lettura del consumo dell'acqua, quindi fondamentalmente chiunque voglia, e lo fanno sicuramente la maggior parte delle persone anziane, la maggior parte delle persone che vivono singole, già beneficia di questo beneficio, diciamo già utilizza questo strumento che è quello della lettura. Però mi tocca dirvi che il sistema non è quello che immaginate voi. Il sistema funziona in questo modo: la Solica, che è l'ente gestore dell'acqua, ogni anno indica qual è la posta in bilancio che bisogna iscrivere, perché è quella la somma che è necessaria a erogare questo servizio. Quindi la divisione, come dire, più o meno equivalente di questo costo su tutta la popolazione, per quelli che ne consumano meno, è già, come dire, un costo abbassato perché fanno la lettura. Per tutti gli altri, signori, è un costo che pagano i nostri turisti. Questo per ritornare a quel concetto di accoglienza al quale bene faceva riferimento Vincenzo Farina qualche sera fa. Perché guardate, noi dobbiamo stare bene attenti quando ragioniamo di cosa pubblica, di conti pubblici, perché i conti pubblici vanno tenuti in pari, vanno tenuti in equilibrio, bisogna saper gestire bene la cosa pubblica per non incorrere anche in responsabilità proprie. Ma questi nostri amici amministratori, come dire, allo sbaraglio, potrebbero pensare di farlo in maniera
limitata, senza avere il reale senso delle cose. Guardate che se noi passassimo al sistema della lettura, tutti gli introiti che arrivano dalle seconde case non arriverebbero più. E io che mi faccio una media di una doccia al giorno, insomma anche di più volendo, sicuramente dovrei pagare, insomma da sola, dico da sola, dovrei sicuramente pagare più di quello che paga la media nazionale in Italia, che sono 300 e passa euro, non quello che si paga a Roseto. Quindi anche qui la questione del chilo di pane, cioè guardate veramente, non ci offendete in questo modo da questi passi. Cioè un chilo di pane ce lo possiamo permettere anche se paghiamo la bolletta a livello forfettario dell'acqua e non abbiamo bisogno che qualcuno in maniera assolutamente improvvisata e anche improvvida ci venga a propinare questa sciocchezza. E allora signori, cerchiamo di avere il senso delle cose, perché la gente ci ascolta e se ci presta il suo tempo direi che abbiamo il dovere di utilizzarlo bene. E quindi le cose, diciamo, che vi volevo dire serie di stasera mi hanno costretto in qualche modo a fare il punto della situazione anche da amministratore uscente, perché insomma si hanno a questo punto delle responsabilità. Però adesso mi tocca, come dire, trasferire la mia attenzione, il mio malgrado, perché è stata una grande delusione, sul comizio che ho ascoltato ieri sera. Onestamente mi aspettavo di più, e meglio da chi con molta enfasi si è presentato come il nuovo, il cambiamento, insomma, la prosopopea infinita. Allora, intanto, guardate, cominciamo a mettere qualche puntino sulle i. Ieri sera il comizio è partito dicendo, guarda che noi sabato non abbiamo parlato perché c'era la squadra alla Messico. E ci sarebbe stato anche venerdì, eventualmente se proprio uno voleva parlare, ma l'amore per la squadra, signori, e non è che si dimostra se a Roseto non si fa il comizio. L'amore per la squadra o per quello che si organizza sul territorio o per quello che vive sul territorio si fa dotando di quel territorio di quelle infrastrutture necessarie all'esercizio di quello sport, per esempio i campi, le strutture, diciamo, che noi abbiamo messo a disposizione di Roseto. Si fa dando un contributo a carico della collettività per iscrivere quella squadra al campionato, si fa dando un sostegno economico, a volte anche personale, si fa sostenendo la dirigenza, i giocatori, la tifoseria, anche a livello personale, come hanno fatto il nostro delegato allo sport Rocky Paladino e il nostro sindaco Franco Russo. Bravi! Si sta per esempio anche organizzando la festa del 4 maggio insieme a tutte le associazioni del territorio, mettendo a disposizione energie, organizzazione, denaro, per rendere omaggio a un obiettivo raggiunto dalla nostra squadra, che anche questo, guardate, ci rende leader del territorio, perché non si era mai visto che un paese così piccolo avesse una squadra in promozione. E allora, guardate, mi è venuto un dubbio ieri sera. Troppe chiacchiere su questo punto, troppa enfasi su questo punto, la tifoseria, la squadra. A proposito, mi è sembrato di rivivere la festa del 4 maggio, c'era la squadra al completo, c'erano i parenti dei calciatori, c'era un sacco di gente che veniva da fuori, c'era un po' di tifoseria, come dire, limitrofa, e quindi questo non è mai un segno. Non è mai un segno di forza. Però mi è venuto un dubbio,
Io non ho un dubbio. Qui è sempre un pulsante, ma sei sempre tu. Mi è venuto un dubbio. L'avevo già letto, però ho detto forse mi sono sbagliata. Sarà mai che sarà successo qualcosa, qualche dimenticanza dentro il programma? Allora, andate a leggere il programma della lista avversaria e guardate che cosa c'è scritto alla voce sport. Alla voce sport c'è scritto: lo sport non è solo calcio. E mi sembra giusto, voglio dire. E non è solo calcio. Io non ho accortissimo che non è solo calcio. Poi però spiegatemi tutta l'enfasi, no? A favore della tifoseria, a favore degli ultras che urlano dalla piazza, perché quelli urlano, sono abituati ad urlare dalla piazza. E allora guardate, io insisto, le cose si fanno seriamente. E allora anche in questo noi siamo impegnati, perché io ho già parlato con la dirigenza della squadra, con il presidente Antonio Bruno, con Rocco Napoli, con Vincenzo Di Vuoli, con Pino Amadeo, con tutti loro. Perché anche per esempio sulla squadra, dopo il 28 maggio ci dobbiamo occupare di come lo sosteniamo il campionato in promozione, perché non basta! E di non far ricadere le conseguenze, i costi ovviamente, sulle famiglie, che anche ieri sera sono tutte molto agitate sotto il palco, e su, diciamo,